Nell'ambito di un progetto che poi abbiamo chiamato Laboratorio di Formazione Civica, che si propone come finalità quella di sensibilizzare, partendo appunto dalla conoscenza e dalla memoria della storia locale, sensibilizzare i nostri ragazzi, giovani e chi lo voglia, ai problemi della vita della comunità, al senso di una partecipazione politica in un'epoca in cui parlare di politica attiva partecipata è quasi scandaloso, perché se parli con un giovane, io ho fatto l'insegnante a 35 anni, quello che viene fuori è un atteggiamento ovviamente di ripulsa, la politica è una cosa sporca, insomma tutto quello che sappiamo. Noi abbiamo pensato, ripeto, spinti da questi giovani, che invece c'è molta ignoranza, nel senso di non conoscenza delle dinamiche intanto della partecipazione alla vita pubblica, all'amministrazione dell'ente locale e via via, di tutti gli altri livelli. E abbiamo pensato di avviare un programma di cui ovviamente questa, che abbiamo chiamato Banca della Memoria, è soltanto una prima fase, una parte, forse nemmeno la più importante, perché si tratta proprio di ricordare, non dico riscrivere la storia, perché non ha nessuna pretesa di scientificità quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo affidato alla viva voce dei protagonisti, ancora presenti diciamo sulla scena, alcuni altri no, della vita politica del Sangolese, la ricostruzione di tutti della vicenda comunale, della vicenda politico-amministrativa dagli anni del immediato dopoguerra fino ai nostri giorni. E così si sono succeduti i vari sindaci o personaggi più o meno con ruoli più o meno di primo piano, e hanno raccontato intanto la loro esperienza personale e poi i fatti più significativi che hanno contrassegnato l'evoluzione, diciamo così, della nostra società nel bene o nel male, che ci hanno portato ad essere le scelte, le cose fatte, le cose soltanto sognate, non realizzate, che ci hanno portato ad essere quello che siamo. È importante che i giovani appunto sappiano, in questo ci crediamo profondamente, da dove veniamo, per capire insomma dove vogliamo andare, per capire intanto chi siamo. E ripeto, pur senza pretese di scientificità, questi interventi sono stati registrati perché possano essere custoditi a futura memoria e possono essere anche chiariti, come dire, arricchiti, contestati da chi lo volesse. Anche i vostri interventi verranno dal nostro Baldo Giovanni, no, cioè registrati, quindi questo lo dovete sapere. Siamo arrivati a questo argomento come? Proprio perché da parte dei giovani, oltre alle vicende della storia ufficiale, diciamo più importante, delle scelte, della valida del paese, è venuta la richiesta di saperne di più su certi aspetti di cui avevano sentito, forse magari favoreggiare, ma che non conoscono completamente, i ventenni, i venticinquenni. E quindi ci hanno chiesto loro, ma non possiamo fare un incontro anche sui movimenti? Quindi c'è la storia di Otto Tontino a Castelbuono, la storia del gruppo ambiente, del movimento democratico per Castelbuono. Questi appuntamenti diciamo chiuderanno questa prima fase, poi procederemo con un programma diverso, molto più teorico e anche più formativo dal punto di vista tecnico, cioè i rapporti tra il cittadino e l'amministrazione, prima l'ordinamento dello Stato, le interpoteri, c'è molta confusione, insomma l'educazione civica nelle scuole non se ne fa, i vari ambiti, ognuno esaminato nelle proprie specificità. Faremo anche una breve storia dei partiti politici, una storia della Repubblica Italiana dalla caduta del fascismo ai nostri giorni e via via i vari temi che verranno anche dal dibattito, dal confronto.
gli incontri sono dimensili e saranno volta per volta ovviamente indicati i relatori di temi e tutto quanto. Dunque, questo interessa soltanto agli iscritti. Io vedo oggi qui con piacere registro la presenza di gente della mia generazione, a testimonianza del fatto che il ricordo, lungi dall'essere soltanto nostalgia, è invece un momento anche importante per auto come dire riconoscersi di auto-identificazione, di anche di autocritica talvolta, chi lo sa. No, comunque, bando alle charle, io presento intanto il professor Matteo Cangelosi, docente emerito, ex docente di matematica e fisica, che forse qualche giovane conosce, ma non penso. Una volta sei stato. Ha fatto gli esami di maturità a Castelbuono. Il professore Giorgino. Professore a scuola, qua. Gino Bonomo è professore di storia e filosofia al liceo di Agrigento, lui adesso invece si occupa di tutt'altro. È la dottoressa Rosa Gentile, che tutti conoscete perché è l'unica. Anche lui adesso vive qui mentre il professore Bonomo vive fuori. Vabbè, ragazzi, anche di vista. Ecco, perfetto. È un funzionario del Partito di Madrid, e comunque ha avuto anche una breve stagione di impegno politico attivo. Io allora passo la parola nell'ordine, nei modi in cui vi vogliono raccontare della loro esperienza. Sono protagonisti di una vicenda singolare, diciamo adesso, a distanza di tempo. Comunque, la storia di Lotte Continua a Castelbuono ha fatto storia a suo tempo, è stato un fatto importante. Adesso la parola al professore, a Matteo, ecco, a Matteo, perché c'è di un po' farci capire come nasce. Non so come voi siete venuto nella massima spontaneità. Mi piacerebbe che ci fosse non una esposizione più o meno da parte nostra soltanto, ma anche un dialogo, tipo di domande, chiarimenti, ricordo di qualcuno che possa essere utile a parlare, perché sennò può diventare pure noioso. Parlare di eventi che risalgono praticamente alla fine degli anni 60 e i primi anni 70. Devo dire, quando Rosanna mi ha chiesto di partecipare a questa attività, mi aveva anche proposto un titolo che noi non abbiamo accettato, io e Gino ci siamo consultati, ma perché volevamo essere descrittivi, diciamo. Però lei aveva detto vorremmo che parlasse dei fatti dell'atmosfera, certo, dell'epoca. Degli anni successivi al 68, detto. Degli anni successivi al 68. Infatti, se si vuole avere qualche idea, bisogna andare proprio al 68, cominciare al 68, a Castelbuono. Nel 68 si costituì a Castelbuono una associazione universitaria. Questa associazione universitaria aveva due iscritti, un centinaio più di persone, che erano tutti studenti universitari o neolaureati. Certamente si sentiva anche qui, poi gli universitari presentavano ovviamente Palermo soprattutto, quindi erano state giovani coinvolte in misura maggiore o minore nella discussione del movimento di quell'anno e poi successivamente. La solidarietà comunque nacque, per esempio, tanto per farvi capire come l'ispirazione iniziale, con una prima conferenza dibattito in cui noi portammo due studentesse indiane, quindi c'era un atteggiamento molto attento al terzo mondo, quindi siamo partiti come terzomondisti, insomma.
Vabbè, poi l'associazione continua con una serie di attività, intervenendo anche nella vita politica, ma attraverso dibattiti, così. Poi negli anni 70, proprio nel 70, ci fu un intervento pubblico più importante perché era stato approvato un progetto che pretendeva di modificare piuttosto pesantemente il viale dietro il castello, perché si ipotizzava una strada che non fosse semplicemente l'aggiustamento di quella che c'era tra le file degli alberi, ma un'autostrada, diciamo, una strada che avrebbe comportato l'abbattimento degli alberi. E in quella occasione l'associazione promosse un movimento con cartelloni, eccetera. Io e l'avvocato Michelangelo di Napoli mettemmo una tenda dietro il castello per facilmente intervenire in Italia Nostra. Insomma, il sindaco di allora, Vincenzo Carollo, accettò, diciamo, di bloccare quel progetto. Quindi, per capire, noi intervenivamo a livello di dibattito, di cultura, del paese, tutte queste cose qua. Però nel frattempo maturò una situazione molto critica sul piano proprio sociale ed economico a Castelbuono. Tra il 70 e il 71 ci furono molte agitazioni, c'era una situazione molto tesa perché da una parte i produttori di manna non avevano più la possibilità di vendere, di ammassare. Il consorzio produttore di manna, che era stato costituito qualche decennio prima, aveva chiuso per mancanza di finanziamenti. C'era una situazione critica, difficile nel lavoro dei braccianti, ancora non c'erano le cose che sono venute dopo, cioè con i forestali regolarmente impiegati. E c'era una grossa crisi anche nell'edilizia. E ci furono molte agitazioni, insomma c'erano i sindacalisti che in qualche modo cercavano di dare voce a tutto questo, e anche i partiti politici dell'epoca, c'era il Partito Comunista con Luigi Carollo, socialista con Ciccio Romeva, altri, tutti a discutere su quello che si poteva fare per affrontare una situazione molto pesante dal punto di vista proprio salariale. In quell'occasione alcune persone, tra cui io, intervenimmo con un discorso, con un'analisi di qualche contributo. Io per esempio ricordo di aver sostenuto in diverse assemblee popolari che si facevano anche nella sala consiliare che la prospettiva aperta dalla Fiat, dalle industrie chimiche nella piena del termine non era strategicamente utile, sarebbe andata a finire male. Comunque si parlava del piano dell'ente di sviluppo agricolo, insomma, l'agitazione portò anche a delle manifestazioni, scioperi, e devo dire che le persone che non erano di stretta militanza dei partiti storici non è che venivano percepiti come estranei, non è che c'è stato un movimento che come dire si presentava come antagonista rispetto alla società politica, ma come un movimento di persone che intervenivano discutendo. Però bisogna dire che nel frattempo diversi fenomeni, poi Gino, parleranno di tanti altri aspetti. Sentivamo un'esigenza importantissima che era quella di superare la situazione di la vita politica anche a Castelbuono si sentiva come società che non riusciva a fare un passo del rinnovamento.
devo dire che nell'ambito della sinistra, per esempio, il fatto che intervenissimo fu visto positivamente, nel senso come un apporto di energie nuove, insomma, così, almeno fino a un certo punto. Da lì, attraverso una serie di momenti su cui io adesso non faccio una relazione, ma abbiamo avuto contatti con altri gruppi siciliani, Palermo, della Sicilia e con il nord, venendo a contatto con il movimento di lotta continua, che sostanzialmente è nato dall'incontro tra gruppi di intellettuali, diciamo, studenti, e le lotte operaie. Uno dei momenti cruciali per la nascita della lotta continua è stato nel 70 un convegno fatto dopo le lotte della Fiat, in cui si sono incontrati, diciamo, migliaia di operai della Fiat e migliaia di giovani studenti. Insomma, siamo entrati in contatto e quindi piano piano che cosa è successo? Da una parte l'associazione universitaria, che era, si diceva, non indirizzata politicamente, non aveva una fisionomia di sinistra, di destra, di fatto è venuta meno, perché si è sciolta. E una porzione di questa associazione universitaria ha fatto, come diciamo, l'associazione lavoratori studenti. E incontrandosi anche con fermenti che c'erano nelle scuole del paese, quindi nel liceo scientifico, di cui poi parleranno loro. E comunque noi a quel punto avevamo già una rete di collegamenti che ci portò a presentarci con un nome, come un movimento di lotta continua. Devo dire che questo movimento di lotta continua del tutto nazionale non è il momento che di affrontare qui una discussione sul merito, ma se ci sono delle domande non posso intervenire. Continuò partecipando alle lotte che ci furono in quel periodo, facendo delle proposte e anche cominciando a subire una repressione, perché se pensiamo al momento delle date, 1972, in Italia successe, dopo la rottura del centro-sinistra con i socialisti, fu formato un governo di destra con il capo Andreotti, governo di ottima ricordia, e a quel punto ci fu un indirizzo rivolto a colpire anche i movimenti dell'estrema sinistra, si chiamava sinistra extraparlamentare, non avevamo rappresentanza. Sì, ma perché questo si intrecciava con un altro discorso, e cioè qui non siamo più a questo tono, bisogna fare un cenno. Ricordiamoci che negli anni 60, no, dopo il 68, nel 69 ci fu, quanti lo sanno, uno dei più gravi attentati fatti in Italia, alla Banca dell'Agricoltura di Milano, la strage di Piazza Fontana, con un tentativo all'inizio abbastanza riuscito di attribuire la responsabilità, diciamo, all'area di sinistra, partendo dagli anarchici, contando forse su qualche ambiguità che poteva essere presente in certi gruppi anarchici, e successivamente con una intensificazione di attività repressiva che si contrapponeva, devo dire, a iniziative spesso anche di manifestazioni dure o violente in certe situazioni in Italia. Credo che del buono le cose sono state molto più pacifiche. Quindi, che cosa è successo sostanzialmente? Che intorno e attorno all'attività e alle proposte che noi facevamo ci fu un consenso abbastanza largo. Io rivendico
anche al nostro contributo, per esempio il fatto che fu riaperto il Masso della Manna e fu una leggina di finanziamento che i paesani che erano alla sede regionale, cioè di Carollo, entrambi in quel momento, Vincenzo e Luigi, si fecero portavoce di questa esigenza. Negli anni successivi partecipavano ai movimenti dei piccoli allevatori con una manifestazione e spesso, secondo me, riuscendo a trascinare le sigle sindacali, perché io ricordo che si arrivò a una manifestazione importante fatta a Troina in febbraio, un giorno di pioggia terribile, che venne dopo una serie di manifestazioni dei piccoli allevatori delle Madonie. Quindi poi il comune è passato dal comune. Questo è stato dalle pendole, è stato ricordato da un altro allevatore. Questo movimento è stato coprotagonista, diciamo, di un movimento che è stato di larghi settori della popolazione lavoratrice di questa moneta, e in questo rispecchia, e secondo me in misura spesso più forte, quello che Lotta Contina era, insomma, in generale sul piano nazionale, cioè un movimento che metteva insieme le lotte dei lavoratori delle fabbriche e i movimenti degli studenteschi. È durato un po'. Ci sono, secondo me, utile che altri dicano, per esempio, come sono arrivati a trovare un collegamento con questo gruppo iniziale, che lo hanno avuto pure i ragazzi del liceo a questo punto, non più l'università della selezione, e le altre scuole, che tipo di sviluppo poi c'è stato. Io per il momento mi limito a questo, però avrei voglia poi di dire qualche altra cosa dopo questa prima. Possiamo intervenire adesso, se qualcuno vuole chiedere qualcosa. No, al momento non volevo dire. Allora, prova. 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 Andiamo al liceo e c'era un grosso movimento degli allievi, soprattutto insomma lo sciopero degli allievi. Abbiamo scioperato pure per solidarietà, sì, gli studenti del liceo. Quindi, cioè, la cosa che mi ricordo in maniera particolare fu questa assenza dalla scuola per lo sciopero, per la partecipazione allo sciopero. E quindi, insomma, da lì, voglio dire, da lì, insomma, da quello che si sviluppava in quegli anni, che non era solo il movimento di lavoratori a Castelbuono di cui ricordavo Matteo, ma anche c'era altro, insomma, un po' nell'universo del pensiero, del così, insomma, che si muoveva. Ricordavo prima che un approccio alla novità era venuto da quello che ora è il dirigente scolastico Martino Spaldino, professore Martino Spaldino, che aveva partecipato ad un'esperienza anche quella singolare di Tese in Francia, comunità, insomma, apertura religiosa nei confronti dei giovani, il rinnovamento religioso, cioè tutta una serie di novità, istanze nuove che venivano dai giovani, che venivano a farlo parlare poi appunto perché dalla Francia arrivavano appunto queste novità, la fantasia al potere, è anche bello la fantasia al potere. E da lì, insomma, cioè anche noi gli studenti liceali, insomma, io andavo già quarto, quinto,
coinvolti in questo movimento di, diciamo, rinnovamento non religioso ovviamente, ma eravamo presi anche da tutto quello che arrivava dall'esterno, insomma. E si sentiva, insomma, si percepiva questa ventata nuova, e in più appunto si legava perfettamente, me lo ricordo pure, insomma, questo movimento degli studenti universitari che avevano piazzato la tenda, insomma, di Del Castello, che c'era pure il Pino Gilberto in quell'occasione. Sì, non ci abbiamo dormito solo io e Nuccio. Sì, però ricordo insomma che lui era. Non c'era solo Nuccio. Io ricordo, grandi, mi ricordo lui. Prima Nuccio Grandi, tu non ci stavi proprio. Dottore Di Liberti, scusate, inciso, ne avete sentito parlare, no? È stato presidente del Centro recentemente, è stato proprio ricordato, insomma. Sì. E quindi appunto c'erano tutti questi input e questa ventata nuova, insomma, che arrivava dal mondo esterno, per cui c'è, cioè, la partecipazione specialmente, no, specialmente, non lo so, io sono cresciuta in una famiglia, insomma, con uno spirito abbastanza libero, per fortuna. Un'origine contadina, cultura contadina, per carità, però uno spirito molto aperto. Mio padre sosteneva le lotte, anche lui era del PC, insomma, sosteneva le lotte dei lavoratori che avanzavano istanze, insomma, di giustizia sociale, di lavoro, di tutela di quello che avevano, insomma, anche di ricerca di nuove possibilità, insomma. E allora, appunto, in qualche modo, insomma, mi sono trovata dentro questa storia di lotta continua, pure io, insomma, dentro questo movimento, ma già, insomma, io ero all'università quando si strutturò proprio lotta continua, però i prodromi c'erano, insomma, chiaramente c'erano. E niente, insomma, gli studenti universitari avevamo scelto di frequentare l'università, nonostante io sono laureata in filosofia, insomma, non è che fosse una facoltà che richiedeva la presenza, insomma, costante, almeno allora, però l'apertura della scuola a tutti, quindi la scolarizzazione di massa, insomma, cioè l'università per tutti. Quindi questa era, tra l'altro, stata una conquista in qualche modo anche, cioè poter arrivare da una cultura contadina, cioè da, quindi diciamo abbastanza chiusa, aprirsi ad un mondo nuovo, diverso, insomma, quello della scuola, quindi quello della scuola superiore, quello dell'università, erano delle conquiste, era il riscatto di chi aveva lavorato la terra e poi appunto doveva aprirsi alla società, alle novità, al mondo nuovo che veniva fuori. E così appunto. E queste cose, chiaro, il legame era ovvio, insomma, che c'era tra gli studenti, ci doveva essere per forza il legame tra gli studenti e i lavoratori, perché gli studenti erano per lo più di origine, cioè figli di lavoratori. C'era quella coesia rivoluzionaria per il popolo. Sì, però io parlo dal mio punto di vista, che è quello di figlia di una, non un contadino, cioè nel senso di coltivatore diretto, ma di un contadino che aveva fatto il mezzagro, tra l'altro, quindi aveva, cioè, c'è tutta la storia della famiglia, il vissuto familiare, diciamo, vissuto familiare, insomma, consapevolmente giocavo un ruolo senza figlio. Beh, certo, io
faccio un balzo in avanti. Quindi tornando a Castelbuono, sicuramente l'ambiente, insomma, anche se con tutti questi movimenti operai, questo e quell'altro, però l'approccio della gente nei confronti delle donne che facevano politica, insomma, non era dei migliori, perché venivamo individuate, insomma, non è... come donne. Tanto sfaginato, scusate il termine, ma questo era quello che veniva detto, registro puttana, magari era un termine, insomma, buttato lì così, senza ovviamente voler offendere nessuno, però era sintomo di un modo di pensare, appunto, della gente intanto. Però devo dire che piano piano, cioè, a parte il fatto che nel nostro ambiente, tra quelli che ci frequentavamo, è ovvio che non c'era assolutamente nessun pensiero, insomma, in questo senso, e che la nostra presenza, la presenza delle donne era accettata, anche se, come sempre, come tuttora, insomma, la donna aveva sempre un ruolo di secondo ordine, insomma. Cioè, i leader erano sempre più maschili che femminili, i ruoli e non solo, insomma, anche la presenza, insomma, cioè non eravamo in tante a partecipare a questo movimento. C'era sempre, insomma, la suddivisione tra il ruolo maschile e il ruolo femminile, insomma. All'inizio non si percepiva, cioè la questione del femminismo venne dopo. Però appunto sì, quello che era più importante in quel momento era il legame appunto con questi movimenti, con a sostegno delle lotte operarie, a sostegno dei lavoratori, soprattutto discutere. Da tutto questo, le assemblee, le riunioni, le sere, cioè sempre ci si incontrava, insomma, io venivo sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica, il riferimento era sempre, insomma, la sede di lotta continua, si andava lì. Dov'è il posto, magari, per avere di fronte al giornale. Però perché non dicono pure come questa presenza femminile in questo movimento ha fatto, ha influito sul momento della conversione? Io di questo stavo dicendo che venivamo percepite in questo modo, quindi l'atteggiamento della gente era un poco ostile nei confronti delle donne, soprattutto anche nei diciamo, confronti dei momenti, insomma, poi forse racconterà qualcosa in proposito, e però soprattutto chiaramente delle donne. Però nonostante questo, insomma, quando ci cominciamo ad avvicinare alla gente, nel senso che siamo stati noi a cominciare a proporre delle cose, abbiamo notato che la gente era disposta a discutere, a rappresentare i problemi, insomma, a parlare, a cercare una soluzione. Una delle cose che volevo ricordare era l'attività
nella sede di Otto Pondino, perché porta il cipostile, mitico, mitico cipostile. Lo sapete cos'è? Ovviamente parlo di Marina durante la prima del giorno che si stampare. E quindi queste cipostine si facevano alle matrici, c'era, sì, sì, c'era questa attività, preparavano le matrici, quindi questa specie di carta carbone che doveva essere stampata per poi essere impressa dalla carta, passava attraverso questo. E c'era un personaggio a questo tipo di genere delle donne. Donne poi, insomma, facevamo volantini, facevamo volantinaccio. Nella sede del Trentino, il rapporto maschio e femmina era molto paritario, molto, con una collaborazione molto piena. Era l'esterno importante, no, che aveva queste percezioni un po' manuale, sì. Di lavoro manuale, sì, a livello di partecipazione alle attività, sì. Però a livello di espressione, di rappresentazione all'esterno, allora era chiaro che l'uomo aveva sempre un ruolo diverso rispetto a quello delle donne. Certo. Per la fine dell'Otto Pondino, non è un problema di questa ponente, questo lo riprendiamo, questo non lo questa cosa poi, no, io, cioè, questa cosa del ciclostile mi è rimasta, insomma, un po', perché era un momento anche di scambio di rapporti, di intrecciare i rapporti umani tra di noi, e non solo quando si ciclostilava, ma appunto preparare la matrice, poi diffondere i volantini, fare volantinaccio in piazza. E a volte anche appunto nei quartieri andavano in giro per le strade e ci avvicinavano la gente, insomma, in maniera diversa, non era l'informazione, insomma, che cosa rappresentavamo, che cosa distribuivamo, informazione, quella che era per noi la versione dei fatti. Sulla vicenda nazionale, all'inizio, sulla vicenda nazionale, soprattutto su certi fatti che avvenivano, e quindi una versione diversa spesso da quella ufficiale pubblica che veniva passata attraverso la televisione, la radio, insomma, gli strumenti di comunicazione istituzionali, noi facevamo controinformazione, questo era il termine, insomma, che ci piaceva, cioè era il termine, di fatto era quello, un'informazione diversa rispetto a fatti e avvenimenti, insomma, che venivano propagandati in un certo modo, invece, insomma, noi abbiamo dato la nostra versione dei fatti, che cioè, spesso era la più reale. Mi sono un poco così allargata. Discorsiva. La decisione della ripercussione sul problema delle lavoratrici. Allora, siamo nel 73 e arrivava. Quindi tutti questi movimenti che c'erano, di cui parlava Matteo, allevatore, edili, braccianti, insomma, tutte queste cose che ovviamente non avvenivano solo a Castelbuono, insomma era diffuso in tutta Italia, insomma, dove c'erano le fabbriche erano gli operai, dove non c'erano le fabbriche c'era l'agricoltura, erano i lavoratori dell'agricoltura, erano gli studenti che all'interno delle scuole rappresentavano i loro problemi, erano, insomma, ovunque nel mondo del lavoro, insomma, all'interno delle scuole, insomma, venivano appunto poste istanze di natura diversa. E da Santa Caterina di Villahermosa, che si trova in provincia di Caltanissetta, quindi era abbastanza distante, ma abbastanza vicino, arrivavano notizie di donne che
chiamando donna Enrica Matrici per rivendicare un equo salario alla attività che facevano la Enrica Matrici. Qualcuno si ricorda sicuramente, insomma, che qua le Enrica Matrici erano esistevano le Enrica Matrici, all'epoca non esisteva il rapporto diretto tra il committente e la ricomatrice come ora. In quel periodo esisteva l'intermediazione, per cui c'erano delle intermediarie donne, assolutamente donne, che davano alle ricomatrici del materiale appunto da ricavare, insomma, in cambio di veramente, insomma, una miseria. E nonostante questo, insomma, le donne lavoravano, arrotondavano in qualche modo, insomma, l'economia familiare, insomma, contribuivano ad arrotondare le entrate che c'erano in una famiglia. E da Santa Caterina venivano queste, da Santa Caterina, perché poi chiaramente ci si incontrava, quando prima parlavo degli incontri, delle discussioni, di quello che si faceva, che si discuteva di quello che avveniva nel paese, ma anche fuori il paese, è chiaro, no? E quindi sapevamo quello che succedeva nei dintorni soprattutto, ma anche quello che succedeva altrove in Italia. E quindi venivano appunto queste notizie ed era importante quindi avere dei collegamenti con quest'altra realtà. Mi ricordo mia sorella era impegnata, accompagnata in prima persona moltissimo, molto più di me. Lei era ancora qua in paese, insomma, a portare avanti questo movimento, per cui andavo a Santa Caterina, venivo qua, capivo quello che stava succedendo là, insomma, venivo qua, mi portavo i fatti e organizzavo. Insomma, siamo andati in giro per i quartieri a dire alle ricamatrici: guardate, insomma, là sta succedendo questo, si stanno organizzando, insomma, stanno chiedendo. Allora, che cosa chiedevano? Chiedevano una cosa che poi di fatto non ha avuto alcuna... non si è potuta realizzare perché era, insomma, un poco forse fuori luogo, insomma, rispetto a come si sono svolte poi i fatti successivamente. Perché, là facevano dei merletti più che altro, e invece qua i ricami, quelli di Roma Toscana, siamo negli anni 75 già, per lo più era questo tipo di ricamo che davano ovviamente da ricamare a una miseria molto poco prezzo. E quindi da Santa Caterina la soluzione che hanno cercato era, dice, noi facciamo questo pezzo, insomma, appunto per le taglie o cose del genere, noi, dice, facciamo un tombolo, come si faceva. Questo pezzo, dice, ci impieghiamo, quindi volevano trovare la soluzione nel rapporto tempo di lavoro e quindi paga. È chiaro che il tempo di lavoro paga, insomma, cioè voi non so, qualcuno si ricorda appunto che un broccatello per fare un tovaglione il tempo ce ne voleva di tempo. E quindi
alla fine venivano fuori, insomma, per fare un pezzo, dipende dalla grandezza, che per proprio erano da 6 o da 8 o da 12, insomma, servizi da tavola, o due, uno era servizio da tavola, scusate, per le giovani generazioni. Compresi tovaglione. No, adesso non ci sono più, ma erano compresi. Esattamente. E ce ne voleva di tempo, e quindi l'eccessivo, appunto, poi importo, prezzo che sarebbe venuto fuori, chiaramente non poteva essere accettato dalla committenza. La committenza che non era locale, perché a livello locale c'erano le intermediarie, la committenza era fuori, fuori Sicilia, in Toscana soprattutto, insomma. E poi ricordo la cosa che fu singolare, fu la serrata dell'intermediario, la risposta al movimento che si riuscì a creare qua, dare dignità a quello che dice sì, pensava che fosse un passatempo. L'atteggiamento appunto comune che passava nei confronti dell'attività del ricamo al domicilio era quello, non era un passatempo. Dice, ma guarda, avevo passato un film, insomma, no, ma come gli avevo passato un film, un passatempo. Quindi il passatempo non l'avevo. Non era necessario remunerarlo più di tanto, chiaro, se era un passatempo, quindi quanto bastava per... invece in questo modo, insomma, quantificando in qualche modo il tempo del lavoro per poter definire un pezzo che il pezzo che veniva dato, si attribuiva valore di lavoro all'attività che facevano le donne. Questa cosa sconvolse un poco, insomma, perché è chiaro che veniva cambiato un concetto. Il concetto di passatempo diventava lavoro invece, cioè diventava riconoscere una categoria di lavoratore. Anche alla donna, diciamolo pure. Certo, comunque battaglie, cioè abbiamo recuperato un rapporto con le donne, con le lavoratrici, con le ricamatrici, incredibile, e sono state disponibilissime a scendere in piazza, manifestazioni a Palermo, manifestazioni regionali, cioè sono riuscite, quelle di Castelbuono, quelle di Santa Caterina, quelle di provincia di Agrigento, qualcosa, insomma, pure c'è stato. Insomma, un po' in diverse realtà della Sicilia sono riuscite ad ottenere una legge a tutela del lavoro a domicilio. Poi, ripeto, insomma, il seguito non si è applicato, prima di tutto perché in parte appunto anche per questa cosa che c'è stata questa serrata, non davano più lavoro, non davano più, cioè non è questa, insomma. E poi piano piano, insomma, si è ripresa, però quasi, non dico alla vecchia maniera, ma quasi alla vecchia maniera, nel senso che in qualche modo un aumento dei prezzi, cioè dei prezzi, quindi della remunerazione del lavoro ci fu, però sicuramente in misura adeguata, esatto. Quindi questa, da lì, insomma, cioè, questa collaborazione, questa vicinanza che ci fu nei quartieri, cioè è rimasta tuttora, incontrandoci in piazza con qualcuno e continuiamo a salutarci, anche se è passato tanto tempo, sì, però è gratificante, insomma.
solo il riconoscimento del nostro impegno, ma anche che anche le donne insomma hanno preso consapevolezza, perché anche questo in tutto questo anche noi abbiamo preso consapevolezza, cioè tutto questo movimento alla fine a noi cosa è rimasto? Insomma la consapevolezza di quello che siamo stati, di quello che siamo diventati, perché magari avremmo potuto essere così, insomma come tanti giovani, studiare, innamorarsi, però questo movimento è stato, ha scavato profondamente nelle nostre coscienze, cioè già io la reputo un'esperienza importantissima della mia vita, con tutti gli errori, per carità, insomma, tante difficoltà, però sicuramente è un'esperienza interessante, importantissima, perché ci ha fatto crescere, ci ha fatto prendere autonomia, capacità di capire, di discernere insomma, le cose che avvenivano, quello che si leggeva, il modo come si rappresentavano le cose a livello della comunicazione istituzionale, che non era sicuramente quello spesso, che non era quello che avveniva realmente. Ricordavamo prima insomma, il caso di Bertini Passato, che insomma, è una vicenda in cui l'informazione ufficiale è invece la realtà. Matteo prima diceva il piazza Pantana, come passò insomma, questa cosa a livello istituzionale, come invece le cose sono andate in maniera diversa, e quindi un'esperienza devo dire che è stata importante naturalmente, insomma, molto, che ci ha formato, in maniera da aprirci quindi a quindi tuttora insomma ritengo che questa formazione insomma che ho avuto, che insomma c'è stata in quel periodo, tuttora l'apertura insomma, nei confronti di tutto quello che arriva dall'esterno e della possibilità di relazionarsi, di lavorare insieme, di stipulare appunto delle relazioni con altre persone, è una cosa fondamentale, insomma, ritengo per la persona, per ciascuno di noi. Insomma, mi fa piacere che ci siano qua un po' così giovani, meno giovani, insomma, così. Domanda? La faccio io una domanda. Nel discorso di Matteo all'inizio si diceva che mi pare che eravate anche ben accetti dai partiti storici della sinistra, e poi invece sei guastato questo rapporto. Vorrei che tu visualizzassi un po' meglio, appunto, nella realtà locale ovviamente, quella nazionale magari la conosciamo un po' tutti, perché eravate fascia parlamentari, poi ci fu la teoria dei doppi. Posso dire ma nella realtà locale, ne parli tu, va bene. Volevo capire qual è stato l'atteggiamento, se l'atteggiamento evidentemente di ostilità, nasceva da particolari situazioni o episodi o era pregiudiziale. La parola direi una cosa in mezzo al ragionamento, poi cerco di dare risposta anche a questa domanda. Direi che noi ci sentivamo gli ultimi e partivamo dagli ultimi e ci rivolgevamo agli ultimi, non solo le lavoratrici sconosciute e invisibili a domicilio, non solo i braccianti decimati dalla crisi e costretti alla migrazione. Gli anni 60 furono durissimi a Castelbuono, eh? Gli anni 60
60 spogliarono questo paese di un 30% della sua popolazione attiva. La fame c'era, la cinghia si tirava, e questo resta anche nella nostra formazione, ovviamente infantile e poi giovanile. Ci rivolgevamo, non è stato citato, oltre che agli allevatori, i giovani edili. Vero è che ci fu la crisi dell'edilizia, ma contemporaneamente alla crisi dell'edilizia ci fu lo sviluppo dell'edilizia immediatamente dopo, per le rimesse degli emigrati. Improvvisamente ricominciò a costruire dappertutto e c'erano condizioni di lavoro terribili, soprattutto per i ragazzi, per gli apprendisti, pagati con 4 soldi, senza contratto, non riconosciuti, e anche lì facemmo presa e breccia sui giovani edili, che costituirono l'ossatura forte, diciamo proletaria, di lotta continua a Castelbuono. Ci rivolgevamo agli ubriachi, no? Agli emarginati, facevamo lega con gli scarti sociali, insomma, e questo ci dava l'orgoglio di essere, di sentirsi dalla parte del giusto, attenzione, perché in fondo stiamo parlando di 5 anni, di 6 anni, dal 70 al 76, dalla fine del 70, al 71 al 76, cioè un poco fatuo in fondo dal punto di vista cronologico. Abbiamo brillato una sola stagione, ma brillato significa tante cose, brillato significa qualcosa che indica l'ebbrezza. Abbiamo visto per la prima volta Matteo Brillo, per la prima e ultima, unica volta e ultima volta della sua vita, Matteo Brillo, no? Brillato significa che fa luce, e abbiamo acceso l'inferno in questo paese. Non c'è stata casa in cui non è arrivato il nostro volantino. Quando da via Turrisi scendevamo, facevamo 10 metri, perché sono 10 metri non di più, col Tazzebao, si creava la ressa della gente che bramava di leggere le cose che scrivevamo, e scrivevamo tutti, chi vuole scrivere, ogni giorno c'era la sera il rituale che scrivevamo quello che ci veniva di scrivere, scendevamo giù e c'era immediatamente il miele sul piattino, insomma, con la ressa di gente che si fermava, bloccava il traffico per leggere quello che diceva, si discuteva tantissimo con la gente. Ecco, cosa volevamo fare? Volevamo fare politica? Io non credo che il nostro obiettivo fosse quello di partecipare al gioco politico tradizionale. Volevamo fare politica, sì, certamente, per noi politica era, la chiamavamo rivoluzione, noi eravamo teste calde, siamo nati come teste calde, e lo rivendicavamo a pieno titolo, che eravamo lì, certo. In maniera infantile abbiamo scambiato la ribellione per la rivoluzione, eravamo ribelli, no? Abbiamo cercato di dare un progetto politico alla ribellione, ci siamo in qualche modo inseriti nel dibattito politico, ma non partitico. Io sono di quelli che sostiene oggi che politici siamo tutti, insomma, purtroppo siamo caduti nel tranello di scordarci che lo siamo e chiamiamo politici quelli che in realtà sono semplicemente politicanti, no? Se recuperassimo questa sana etimologia che i politici sono gli abitanti della polis, non gli abitanti del palazzo, no? Gli abitanti del palazzo sono i mestieranti, insomma, appunto i politicanti. Venivamo dagli anni 60, Matteo è esordito dal 68, io nel 68 avevo 14 anni. Nel 68 avevo 14 anni ed ero in seminario. Il seminario francescano, cioè rigore serafico, che ve lo raccomando, insomma, e dunque venivamo da un decennio, c'era tra l'altro anche perché era una delle possibilità per continuare a studiare, per poter studiare. Si studiava il modo per togliersi dalla strada, no? Quello che si diceva in famiglia, ti tolgo dalla strada, per toglierti dalla strada, se devi studiare te ne vai in collegio, te ne vai in seminario.
gennaio, decine, centinaia di ragazzi in questo paese si sono formati, si sono formati alla ribellione in questo modo, attenzione, perché poi tutto questo ha innescato una energia compressa che doveva venire fuori ed è venuta fuori con quella esplosione che ha fatto brillare il paese, no? Nel senso che poi il terzo significato di brillare è esplodere questo paese per alcuni anni, è diventato un'altra cosa, insomma, è stato posto di fronte ad uno shock, noi siamo stati uno shock per questo paese, a tutti i livelli, insomma, per le pratiche di vita, per i costumi trasgressivi, per la liberazione sessuale, per il modo diverso di intendere i rapporti, appunto, scardinando i fondamenti di quello che chiamavamo perbenismo, no? Che era poi il fariseismo che dominava le nostre case, insomma, forse è bene ricordarlo, insomma, fino agli anni 70 tutte le donne di questo paese andavano a messa con quello che rimane, che rimaneva allora dello sciadore, insomma, il fazzoletto. Sì, sì. No? E questo clima ovviamente lo sentivamo in particolare anche a scuola. La scuola era molto autoritaria, era appena stata riformata dal 68, ma come sapete gli effetti di una riforma non è che si impongono ex abrupto, insomma c'è il tempo per far arrivare le ondate del cambiamento. E il ricordo che io ragazzino in prima liceale, anzi in seconda liceale, quindi 16 anni ancora da compiere, vengo eletto nel primo comitato studentesco, già questa sembrava una chissà quale rivoluzione, insomma, la formazione di rappresentanze di studenti, e quando poi il comitato eletto istituzionalmente viene chiamato con la sua prima iniziativa a organizzare la colletta da tutti gli studenti per comprare la bandiera tricolore, perché il liceo scientifico di Castelbuono non aveva la bandiera tricolore, il preside pretendeva che la bandiera tricolore dovessimo averla spremendo le tasche già misere degli studenti d'accatto che eravamo, la cosa non l'abbiamo sopportata, insomma. E quindi poi dal comitato ufficiale, che era quello istituzionalizzato, abbiamo cominciato a costruire comitati nostri con i quali abbiamo avviato contestazioni aperte nei confronti delle istituzioni scolastiche, e da questo abbiamo avviato tutta una riflessione sul significato della scuola e sul ruolo in quel momento storico della scuola, facendo anche un giornalino e diffondendo materiale. Il nostro slogan era "non un soldo per la scuola dei padroni", no? Facevamo molta attenzione a denunciare il carattere sperequativo e classista della classe della scuola di allora, e inserivamo questa connotazione della scuola di allora, della scuola castelbuonese in particolare, dentro la resistenza di un progetto autoritario, la resistenza di un clima opprimente che prima o poi doveva essere fatto saltare, e per quello che poi dalla ribellione tipicamente adolescenziale e giovanile è venuta fuori la prima traccia di una ricerca di consapevolezza che ci ha portato a fare scelte politiche o a rilanciare la nostra iniziativa sul terreno del collegamento con altre organizzazioni, per
dar forza ad un movimento rivoluzionario che sembrava la traduzione specificamente italiana del 68 che era diventato altro, perché il 68 nasce in fondo sulla base di una aspirazione anti-autoritaria, no? È in Italia che il 68, a partire dal 69, poi acquista una connotazione di lotta sociale, mettendo insieme l'anima libertaria, insomma, la parte spontaneista che si rifaceva al movimento studentesco del 68 con le lotte operaie che intanto stavano dando al nostro giudizio la spallata al sistema, no? Mi piace collocare dentro questa visione l'altro collante che, insomma, così come tutto ciò che è vietato diventa interessante, tutto ciò che è perseguito diventa altrettanto attraente, e noi siamo stati fortemente perseguiti, insomma, è stato un semplice appunto nell'introduzione di Matteo alla repressione, ma Porta Continua e Sermonese ha subito diversi momenti di repressione pesante sia sul piano giudiziario sia sul piano carcerario, e questo ovviamente ha contribuito non poco a rafforzare quel collante che ha fatto del movimento un laboratorio per diventare un'organizzazione vera e propria, un'organizzazione militante con un suo centralismo, e lì è venuta fuori la contraddizione di fondo. Poi qui tento anche di rispondere alla domanda che faceva Rotanna prima. Siamo partiti nel tentativo di travolgere le forme politiche fino ad allora presenti e dominanti, e a un certo punto non abbiamo trovato altra soluzione che riproporre lo schema del partito per proseguire verso una strategia rivoluzionaria che si imponeva di lungo respiro, di lunga durata, perché la rivoluzione non era dietro l'angolo. All'inizio ci sembrava che la cosa potesse essere fattibile nel giro di qualche anno, ma quando si rese conto che i fenomeni erano molto più complessi, le dinamiche erano molto più difficili e i tempi erano molto più lunghi, chiaramente abbiamo cominciato ad attrezzarci eventualmente per una strategia di lunga durata, e quindi abbiamo scelto di reiterare la forma partito, e qui il nodo è venuto al pettine, perché non c'era compatibilità tra quella storia che rischiava di dover essere imbrigliata in una camicia di forza troppo ristretta, troppo opprimente, e quindi la continua non resistette a questa necessità storica. E la bellezza di quella vicenda è anche nel suo esito. Mi piace ricordare che Lotta Continua si scioglie quando tra queste due anime, no, quella ribelle, rivoluzionaria, spontaneista, contestataria, giovanilista, e l'anima che invece si rifaceva alla tradizione del comunismo europeo occidentale, e quindi alla struttura del centralismo democratico, al verticismo delle decisioni, al soffocamento alla omologazione delle istanze bizzarre che potevano venire
dall'esperienza del movimento, della semplice convivenza, fu proprio la contraddizione femminile a determinare il collasso e lo scioglimento di Lotta Continua. Io ricordo per esempio che, sempre parlando del 68, il 68 io appena uscito dal seminario rimasi scioccato e incantato da un episodio che conoscete tutti, almeno perché nella storia quello è rimasto, ed è il rogo di Jan Palach nella piazza di Praga con l'intervento dell'invasione dei carri armati sovietici. E io mi sentii fortemente anticomunista, no? Io, se il comunismo è questo, se il comunismo sono i carri armati sovietici, insomma, ma questo è l'orrore da cui scappare, insomma. E poi io, cominciando a confrontarmi, ecco perché fu fondamentale come palestra di formazione anche, cominciando a confrontarmi con Matteo, con Fausto che è qua presente, defilato, ma prima o poi lo staneremo, con gli altri compagni più grandi, e confrontandoci anche tra di noi, prendendo i libri, studiandoci e facendo i conti col marxismo, ci siamo resi conto, almeno allora, che il problema non era il comunismo in sé, ma era quella malintesa applicazione del comunismo che determinava semplicemente la nascita di uno Stato totalitario, imperialista, e quindi nascemmo, ecco la contraddizione, comunisti ma antisovietici, no? Del comunismo ci piaceva soprattutto la definizione in negativo, non la definizione di che cos'è il comunismo, di che cosa non è. Il comunismo è il movimento reale che abolisce lo stato presente di cose, scrive Marx, scrisse nella miseria della filosofia, no? Le esperienze rivoluzionarie di tipo comunista avevano un fascino di noi, c'era il mito Che Guevara, così come c'era il mito Ho Chi Minh, c'era la guerra del Vietnam, la resistenza del popolo vietnamita, c'era la rivoluzione culturale in Cina, convivevano dunque dentro l'organizzazione, dentro il movimento, queste diverse anime che non rappresentano, forse non di poi, né una contraddizione né un limite, ma una risorsa, una ricchezza che mi consente oggi di dire che noi la rivoluzione l'abbiamo fatta. E come? È servita a cambiare noi stessi, ma perché altro deve servire la rivoluzione se non per cambiare noi stessi? Certo, pensavamo che dovesse cambiare il mondo, dovesse cambiare la società, ma dal momento in cui ci è servita per scoprirci in modo nuovo e insospettabilmente interessante, io credo che la rivoluzione l'abbiamo fatta e ci siamo accontentati, ci basta per quello, senza smettere di cercarla e di inseguirla fino all'ultimo respiro. Prego. Sente la necessità di un confronto. Una domanda ce l'avrei. Parlavate, sì, sono proprio giovanissimo. Si diceva che è stato un periodo di grandi discussioni, quindi molto dialogo, confronto serrato sulle questioni più varie. Vi chiedo se trovate differenza con quello che succede oggi, perché oggi mi pare che il clima sia diventato pesante perché non si vuole più il dissenso. Qualsiasi intervento che sia, diciamo, che miri al confronto, che comunque dia un giudizio magari di dubbio su quello che si fa, diventa
una cosa negativa perché si va contro il bene del paese, quindi mi pare ancora più subdola. Cioè si parla oggi di libertà di pensiero, di voglia di confrontarsi, di apertura, e invece chi contesta viene accusato di fare danno al bene della comunità. Ed è una cosa che abbiamo visto con Berlusconi, ma che continuiamo a vedere con i politici attuali. Mi chiedo se allora c'era pure questo spirito, o sì, io penso che chi contesta dia fastidio sempre. Però dico, allora era pure così, o voi notate anche il piacere di confrontarvi con le persone a Castelbuono, anche fuori? Questo devo dire una cosa. La discussione che c'era allora, a Castelbuono, io ritorno per un momentino a Castelbuono per riprendere più specificamente aspetti locali, era coinvolgeva molte persone. I discorsi non erano fatti tra gli addetti ai lavori. Io ho l'impressione che tu ti riferisca a una comunicazione, a un dissenso, a una repressione, in un ambito ristretto rispetto a quello che era allora la situazione. Quando Rose si hanno descritto in parte la presenza, si trattava di decine e decine di persone che erano coinvolte. Era la base, era la popolazione, insomma, fu coinvolta in una misura abbastanza grande. Cioè la partecipazione alla discussione politica è stata molto più ampia. Una differenza essenziale è la comunicazione politica, per esempio. Loro hanno descritto la storia del ciclostile, l'altro Gazzettavo. Il fatto che si mettessero a discutere le persone, allora, in piazza, significa che la piazza di Castelbuono era diversa da quella oggi. Quello che è cambiato non è, è un'evoluzione che trascende Castelbuono. Non succede, insomma, una discussione che coinvolge tutte le persone così. Adesso ci sono nuove sedi in parte. Ma per esempio, questo è un giovane sicuramente che è un appassionato di confronto su Facebook, su altre cose. C'è una differenza essenziale, a mio parere, tra quello che succedeva in questi primi anni 70, non solo a Castelbuono, ma in particolare dico qua, e la situazione attuale. Quindi è molto diversa la realtà in cui ci muoviamo oggi. Poi per dare una risposta più puntuale a Rosanna, quando diceva il rapporto che avete due rischi. C'è stato per alcuni anni un rispetto da parte delle forze politiche di C, DC, nei confronti del movimento dei giovani, poi di lotta continua, rispetto perché c'era consenso alla autorità, al fatto che non c'era arrivismo. Non sentivano nessuna insidia, se vogliamo, se vogliamo questo, eravamo di fatto fino a un certo punto non ci fu una partecipazione per esempio alle elezioni, certo. Questo avvenne poi nell'ultima fase e non come lotta continua, in un'alleanza di gruppi democrazia proletaria. Quindi questa era una cosa molto importante. Non c'erano questi luoghi ampi di discussione in cui però ognuno è disperso in un insieme molto, molto alto. Quanti fra di voi vi relazionate, vi conoscete, passate del tempo insieme? Noi facevamo le feste, cioè ci incontravamo al di là poi del dibattito politico ma tra di noi nascevano dei rapporti, delle relazioni proprio personali, interpersonali, cioè di grande valore. Facevano feste popolari. Feste popolari, cioè feste dove c'erano decine e decine di persone, non eravamo solo noi, ma venivano decine e decine di persone. Tra noi che cioè, ci conoscevamo abbastanza bene, diciamo, un po' tutti. Io non lo so, ripeto, quanti di voi vi conoscete abbastanza, quanto di voi, cioè, no, i gruppi, dice, facciamo le feste, gli amici, facciamo le feste, va bene. Ma gli amici, quello era un momento di condivisione anche diverso di un
l'atteggiamento politico di una, un modo di sentire comune che quindi l'ho portato anche in momenti ludici, diciamo. Io penso, se posso dire la mia, penso di interpretare il pensiero dei ragazzi, cioè loro si vedono, sì, stanno sì. insieme, no? Fate le belle sfidate, sì. Ci sono occasioni. Quello che manca, a mio avviso, è a monte il collante che vi unisce, che non è più assolutamente mai, forse in pochissime occasioni soltanto, non è più l'attenzione, la sensibilità nei confronti dei problemi della comunità. O se questa c'è, non raggiunge mai la profondità, diciamo, dell'analisi, che ci poteva essere nei tempi. Insomma, manca l'utopia. Manca l'utopia. Manca la fantasia. Sì. E manca anche, scusatemi, mi pare di cogliere, nella nostra comunità si è perso per motivi che lo sto qui ad analizzare, come tutte le altre cose, lo spirito di gratuità che rendeva anche molto belli quei momenti. Cioè, se i ragazzi oggi, ma non solo i ragazzi, i castellonesi si mettono insieme per fare qualcosa, non è più uno spirito di gratuità. Ecco, per questo ipotetico fantasmatico bene del suo paese. Forse voi direte nemmeno allora c'era. Io ricordo che si era disposti a fare notte soltanto per discutere del futuro turistico di Castelbuono, di l'alba. E questo lo facevano i giovani. Credo che è arrivato quel momento che devono parlare. Quindi poi l'anima di questa loro comunità che stanno vivendo, si è come sbriciolata. Voi che dite, ragazzi? Non è che non sentono abbastanza invece le problematiche, anzi hanno un grado anche forse più ampio, perché grazie al mondo della comunicazione penso che gli orizzonti sono molto più vasti. Io veramente ringrazio, anche se non è il momento, forse a chiusura, ma ne approfitto perché sento veramente l'esigenza. Avete fatto toccare con mano una realtà che diventa fondamentale oggi, questo collante che viene da tutti i lati. I ragazzi ce l'hanno, secondo me, perché sento che tutti partecipano anche sotto forme diverse. E forse veramente mancano luoghi, nuove utopie, pensieri nuovi che possono, forse mancano pure esempi come quelli di oggi che non ci danno lo slancio. Io faccio perché penso che sia, a volte, se i ragazzi, diciamo, non si muovono in mezzo, diciamo, nelle gruppi, questi ragazzi per fare qualcosa di concreto, è che manca magari l'esempio di persone che ci spiega cosa hanno fatto, la loro esperienza, perché noi magari possiamo avere un sogno, un obiettivo, perché comunque se non siamo sognatori non possiamo prevedere un futuro migliore, cioè l'obiettivo è sognare, come diceva la signora Rosa Gentile, c'è la fantasia e il potere. Forse manca questo, perché vediamo forse la società, il nostro nuovo modo di pensare, magari siamo troppo collegati a qualcosa che tocchiamo con mano, forse troppo collegati, a qualcosa che tocchiamo con mano, quindi diciamo la comunicazione sul Facebook Live, su cui ci rispondiamo, e non c'è quel contatto che ci può essere come una volta il fare notte. E l'esempio che ha detto molto bello è stato la parola che ha detto il professore Buonomo, che non conoscevo, avuto il piacere di ascoltare. Cioè lo slancio che appunto gli studenti possono avere per attivarsi e fare qualcosa di concreto è quello che manca a Castelbuono, manca anche a livello universitario. Adesso vediamo un periodo dove c'è un aumento delle tasse, problemi universitari immensi, e assemblee dove non c'è nessuno. Ieri pomeriggio all'università c'è stata un'assemblea che doveva cambiare qualcosa, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Quindi i movimenti universitari che si creano adesso sono movimenti finalizzati solamente a cercare quei pochi voti per la rappresentanza studentesca. Non ci sono più movimenti universitari che difendono davvero dei diritti per qualcosa, non si battono nel senato accademico con il rettore. Manca, forse sono le persone che sono cambiate, o c'è bisogno di esempi concreti affinché davvero possiamo imparare a impegnarci appieno. Ma soprattutto comunque c'è poco impegno, perché pure che io voglio fare qualcosa, Giovanni, Andrea, Maria Grazia, Giorgio, se poi il singolo fa qualcosa e non c'è l'unione, non c'è, come diceva la stessa Cangiosi, la base attiva che ti aiuta portando il progetto, sì, la forza della persona ci deve essere, ma tu non sei trascinato da qualcuno che ti viene incontro,
è tenuta anche, soprattutto anche se la pensi in maniera diversa da te, perché la cosa più bella della cultura è la protesta, come dire. E ci vuole cultura anche nel modo di protestare, di fare un'opposizione corretta. Se manca questo non c'è dialogo. Allora, cioè, bisogna essere attivi davvero al di là degli orizzonti, perché degli ideali, anche perché ormai ideali non ce n'è, e arrivare a cercare di qualcosa di concreto. La rivoluzione davvero può cambiare solo se cambiamo ognuno di noi in se stesso, e questo manca. Cioè, in primo periodo io stesso sono sfiduciato davvero, magari pure che voglio fare qualcosa sono sfiduciato. Penso che proprio da questo momento dobbiamo ripartire tutti insieme. Non siete mai colpevoli? No, noi stessi siamo noi ne pensiamo le conseguenze, magari perché non abbiamo visto degli esempi che ci hanno aiutato, ma noi stessi poi siamo sfiduciati a fare qualcosa. Quindi c'è in questa occasione il momento giusto per unirsi e ricominciare, al di là degli orizzonti, al di là di qualche comunitario, ormai non ce n'è, di unirsi e fare qualcosa davvero di concreto, perché se è buono, per viverla pieno. Questa è la cosa che oggi siamo noi, non credo che forse vuol dire l'ideologia. L'ideologia, ci sono, però diciamo non ci sono più. No. Ma non ci sono esempi da seguire che ti devo chiedere, perché vuole che io un ideale studio qualcosa di quel genere. Poi in quale diciamo, politico, in quale intellettuale adesso posso trovare un esempio per seguirlo? Non è che erano tutti bravissimi, no, lo so, ecco, è che ora manca questo. Poi vorrei fare una domanda. Ma diciamo, in quel periodo, diciamo, l'8 Conti magari veniva identificato con qualcosa di specifico, un movimento extraparlamentare, quindi diciamo, veniva dato un'etichetta particolare. Ora diciamo, si parla molto delle etichette, diciamo, uno pure che fa una cosa ne ha etichettato Tizio Caio, e questo magari è un peso che uno si porta poi appresso. Cioè, a quei tempi se viene data etichetta lotta continua, diciamo, nella società se c'era una ripercussione... La lotta continua... Appunto, scritte sui muri, non era etichettato, erano schedati, diciamo, sembra molto strano, perché la base della tua analisi socio-economica che hai fatto è come se fossimo quasi oggi siamo come allora, però allora nasce un movimento. Adesso non, cioè come se ci fossero le radici, però non vengono fuori, perché le situazioni sono identiche come quelle di allora. Cioè allora c'era, mancava il pane, però allora si era più pronti a sopportare la mancanza del pane, perché si veniva dal sacrificio. Ora tutti veniamo da una società del benessere, quindi se ci manca il fondamentale, la ribellione dovrebbe scoppiare anche molto più velocemente. Perché tutto questo non avviene? Non sarebbe anche giusto che ce lo chiedessimo a voi, come lo chiedo a tutti. Allora su questo posso dire, non è la ribellione, lo spirito della ribellione che ha detto benissimo, se non si coniuga con una speranza, cioè con una visione anche utopistica, che accende e fa convergere l'azione e i pensieri degli individui, non si fa un movimento. La differenza oggi è che in effetti non c'è una condizione che non è diversa buona, perché io sono contrario al localismo, non c'è una situazione in cui ci siano a livello esteso speranze su qualcosa di importante, di forte, che catalizza l'attenzione e trascina. Il mondo è cambiato e noi dobbiamo sicuramente, non è forse questa la sede, secondo me bisogna evitare per esempio di prendere questa nostra testimonianza di quell'epoca come una critica al presente e dire ma come erano bravi loro, no, come no, questo è chiaro, o piangersi addosso. Io sono del parere che ci sono fasi lunghe, anche lunghe, della vita di popoli, in cui non si producano novità che mettono insieme masse ingenti di persone. Io ho descritto una situazione in cui c'era un consenso largo, ma diciamo la situazione era in movimento a lungo in Italia, e non solo in Italia. Quindi, oggi la situazione è diversa e secondo me si deve interrogare su che cosa si può fare, senza illudersi che si possano ripetere le esperienze passate. Qualche insegnamento può venire dall'esperienza passata. Forse.
ci sono tutti. Ma oggi è diverso, oggi è diverso, c'è poco. Poi non possiamo trasformarlo, secondo me, in un dibattito su cosa fare oggi. No, non può essere. No, questa è una risonanza. È una storia. Possiamo farlo. Senza un'altra sede con una... Ieri a Napoli c'è stata una manifestazione importante contro la Bruno dei Capitoli. Ricordate una similitudine, qualcosa che accomuna la vostra esperienza? Io penso che le condizioni da cui sociale, economica, da cui partecipate voi, sono ben diverse da quelle di oggi. Cioè, da parte nostra c'era una risposta sociale e economica, oggi non lo so più. Siamo finiti Io questa esperienza, diciamo, per età, l'ho vissuta, anche se non era di Rotta Contina, non venivo, diciamo così, avvicinato quello di Rotta Continua, perché avevo molti amici, diciamo, all'interno di Rotta Continua. Ho saputo dopo per questa amicizia che avevo con Mario Marzano, o altri, ho saputo successivamente, molto dopo, diciamo, 5-6 anni fa, che quando sono entrato poi in politica nel 75, non ero consigliere comunale, facevo i rapporti di carabiniere. È uno e Calabrini, ora che è andato in pensione, mi disse, vabbè, quando avevo, dicevo, un fascicolo tanto, perché era accomunato a quelli di Rotta Continua, perché via amici di Rotta Continua, e comunque ero attento, diciamo, a quello che succedeva. Che quello è stato un momento particolare, diciamo, che viene inquadrato dal punto di vista anche socio-economico, che ha una determinata... tutti noi, cioè, abbiamo partecipato, forse il clou, questa rabbia, c'è stato il voto sul divorzio nel 74, perché uno che pensa ora, 40 anni fa, quello che succedeva, il potere della Chiesa, della DC, che allora si vinse il referendum sul divorzio, credo che fu. La prima denuncia che gente di in qualche modo di Rotta Continua, pur senza investire direttamente in Rotta Continua, presa a calcio del cuore, per turpiloquio, perché durante un comizio Enzo Biondo, faccio il nome che è assente, disse cazzo dal palco. Per tutti loro, non ricordo, poi c'è un articolo su ABC, allora c'era la rivista ABC, erano in 9 denunciati per tutti loro, per aver partecipato a quel comizio. Quindi quella esperienza che iniziò negli anni 60, che poi portò al 68, vedeva, diciamo, forse tutti quelli che siamo qua, diciamo più grandetti, e venivamo tutte da, eravamo figli di contadini, figli di braccianti, di rito. Cioè dire, non è che c'era, veniva da un mondo di sofferenza e di un modo diverso di approccio che si aveva nei confronti, che non era il bracciante. Se mio padre era bracciante, era un contadino, era un mezzato, diciamo. Guarda, immaginate, io malivo, un terzo andava a raccogliere e due terzi lo faccio. La frutta era tutta tua padrona, per dire, io ragazzino ho vissuto questa esperienza, ho attagliato, ammettere che poi il padrone non c'era, non mangiavamo la stessa frutta, però, oppure arrivo, non ce ne dava un testo, quindi non venivano a raccogliere, poi ognuno faceva, però le regole erano queste, la frutta tu la coltivavi, la facevi, la tagliavi e poi ce la portavi. E lui la raccoglieva, la coltivava e poi un terzo tu la raccoglieva e due terzi patrono. Quindi anche questa cosa che per me, insieme a quell'esperienza anche cattolica, diciamo anche del collegio, che però una visione diversa. Eravamo una trentina, quarantina di Castelbuono, quindi non è che eravamo poco, di Castelbuono eravamo una quarantina, un rettore era per Castiglia, ora diciamo
di chiamare domanda, alle castigliere il rettore era Piazza Ballarò, diciamo, era a Jesu Lugano, no, un po' di questo. Eravamo una quarantina, diciamo, di Castelbuono, no, che c'è un porto di sole che si dice un po' a trovare la curva, era Bacelletta, Pietro Letta, di Salonacco, diciamo. Quello che era Parlo della Congregazione. È antista bastiano, però io l'ho vissuta sempre, cioè, legata a questo discorso di venire da una famiglia appunto contadina che ha vissuto tutte queste esperienze insieme a una cosa cattolica vista per la nonna in maniera forse è vicina oggi al Papa di oggi che non al Papa di allora. Ecco, mi ha portato fino a quel tipo di scelta, che poi portò, ho vissuto anche il 68 all'università, però in maniera, diciamo così, guardando quello che succedeva, ho visto il legnato, un libro di legnati che c'erano, diciamo, io mi ricordo, una volta che c'era architettura, che mi aveva usato, l'otto campina, giurisprudenza, che c'erano, della giovane Italia, che succedeva l'ignato di corpo di Chietro Buono, di cui uno internazionale insanguinante che era Antonio Campo, si chiama da quella cosa, o il nostro avvocato senatore Battaglia, che chiamava Carlo Nagita, dico per dire, non ricordo, diciamo, di questa cosa, e c'era questo scontro, questa cosa, e c'era all'interno di età 100 metri, per architettura, in via Valguera, diciamo, giurisprudenza. Quindi questa cosa, diciamo, ognuno di noi, anche se poi l'ha vissuta in maniera diversa, però mi avvicinava di più a quelle persone, diciamo, anche se non era in maniera affiliata, diciamo, a lotta continua, però mi portava verso questa cosa, quelle cose che voi dicevate, tutti gli incontri, i dibattiti, tutta Zerbao, le discussioni, allora c'era questa vivacità e mi ricordo che c'era soprattutto e è rimasta, questo lo dimostra anche a voi, l'amicizia. Che dopo 50 anni o 40 anni non è mancato, cioè il rapporto che c'è tra voi io con altri, diciamo, è rimasto intatto, io lo vedo ormai dopo tanti anni, è rimasto intatto. Per una volta spendiamo una parola, spezziamo una lancia a favore delle lobby. È rimasto diciamo, intatta, diciamo, questa amicizia. Anche tu con quelli del Movimento Democratico. Più forse con loro, diciamo, con quella generazione che con questi più moderni, però tipo, c'è stato, io mi ricordo le feste, mi ricordo che si faceva gli animoni, cioè, nelle aie, c'era Mauro Rostagno presente allora pure in diverse di queste occasioni. Dico, c'era quindi questa io ritengo quindi c'è stato un momento particolare dove molti giovani che venivano magari studenti insieme agli operai che c'erano, gli edili, mi ricordo, Sante Piro, c'era Sarina Geico, Giovanna Alberti, c'era Mario Spallino, c'erano tanti altri, diciamo. Canna Mozza. E dico, il problema è che c'era questa unione tra operai, le donne che cominciavano ad avere, diciamo, affacciarsi sulla scena, e c'erano, poi c'erano quelli che venivano i capi. Il suo fratto, diciamo, considerati in capo. Non ce ne accorgevamo. No. Però c'era questo spirito nel paese. Bello lì era che si era tutti i primus inter se. E poi era questa cosa familiare, due fratelli, Bonomi, due fratelli, Cangelosi, due fratelli. Due fratelli, Cangelosi. C'era la sorella. Lo sprone che si è avuto, credo l'avete detto prima, le manifestazioni sono fatte gli operatori, degli edili. C'è stato un movimento, un sollevamento nel paese che ha portato, diciamo, sicuramente alla crescita, soprattutto dei giovani. Se voi fate presente, io l'altra volta che avevo presente a qualcuno, tutti i che sono ora, diciamo, il cosiddetto chiamato ceto medio, i professori, gli impiegati di Santa, sono tutti figli di contadini, figli degli edili di allora.
gli ultimi, tranne qualcuno, diciamo, ma la gran parte, se voi fate il censimento, tutti i figli, ora sono 65, la maggior parte provenivano da quel, c'è stata un'elevazione del sociale di quel ceto che era dove abbiamo sofferto, diciamo, che si è elevato, diciamo. Io ritengo che questa esperienza è stata un'esperienza in erano diverse. Perché tutti sanno e finiscono in gloria. No, no, è stata un'esperienza bellissima perché l'ha vissuta. Perché ha dato la possibilità a molti di quei rapporti che avevano col PC allora. Beh, successivo. Certo, tutto se volete venire, Daniele. Diamo la parola ai ragazzi. Io vi volevo chiedere, in base alla vostra esperienza, se riuscite a vedere una similitudine, se è possibile, tra la vostra situazione, la vostra esperienza e quella attuale. Voi poco fa parlavate di una situazione di repressione, di informazioni che non passavano, e voi avete lavorato in tal senso con una controinformazione. Voi ritenete che oggi ci siano potenzialmente le stesse condizioni, visto che, come poco fa diceva la signora, oggi come oggi praticamente chi protesta viene soltanto minimizzato, come forse allora voi eravate minimizzate? Credete che ci sono le potenzialità che, tra virgolette, individuo anche in esperienze del genere? A me fa molto piacere, io non sono uno studente, io sono disoccupato attualmente, sono una persona appassionata di politica, però a me fa piacere che ci sono esperienze del genere in cui persone come voi possono mettere al servizio dei giovani la loro esperienza dalla quale devono trarre un vantaggio, soprattutto quando poc'anzi diceva la professoressa che oggi non viene più insegnata l'educazione civica. Per me è una grave colpa che lo Stato italiano attua in tutte le scuole, perché sono le fondamenta. Io l'ho studiato, sono stato uno degli ultimi, credo, a poterla studiare, ma credo che personalmente per me andrebbe reintrodotta, come esperienze del genere andrebbero addirittura, secondo me, istituzionalizzate per certi versi. La partecipazione è fondamentale, come per esempio noi i primi cittadini dovremmo essere più partecipi all'attività politica a partire dalla partecipazione, per esempio, ai consigli comunali. Quindi, ritornando alla domanda, vedete potenzialmente qualcosa che possa rinascere in senso lato, ovviamente, lo so, è difficile, parliamo di esperienze diverse, tempi diversi, eccetera, eccetera. Della repressione, parlo del diciamo, la palla non ce l'abbiamo, no? E quindi no. Cosa ne pensate della situazione attuale in base alla vostra esperienza? Andiamo fuori tempo, no, vorrei che non mi pare che dobbiamo affrontare che cosa fare oggi. Un consiglio che potreste dare ai giovani? Di essere sempre vigili, i consigli sono implicati, di cercare di comunicare studiare, confrontarsi, essere, impegnarsi, essere disponibili e in ogni caso essere disponibili alla relazione, anche a strumenti diversi, ma relazionarsi. Io dico semplicemente crederci. E basta. Da soli, in due, in tre, quel pizzico di follia che crea la benefica illusione che vale la pena farlo, indipendentemente dal risultato. Noi non ce lo siamo posti il dilemma o il travaglio del risultato.
era quello che andava fatto, si faceva, poi quello, da cosa nasce cosa, se nasce, se non nasce, perché è stato. In ogni caso ne balza la pena tutto qua, crederci solo questo. Ogni prova è contro, infatti, forse l'esperienza sia su una dose, sia sull'altra, è chiaro che bisogna poi dire, forse ho avuto un'esperienza anche. Lui sa cosa in più. Io anche se lo può essere. Io faccio poi un conto di dopo lo svolgimento di lotta continua, ho sempre fatto vita di movimento, mai vita istituzionale, credo di essere stato tra i fondatori del gruppo Ambiente a Castelbuono e in quella di Costanza ho fatto il consigliere comunale per una consigliatura dall'85 al 90 e mi abbastò. Poi se ci vediamo ne riparliamo, perché pare che sia un altro appuntamento. Se c'è argomento è per un incontro, tenete tu e gli altri fondatori, il professore Cannizzaro, forse Cusimano, sai. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Io non ricordo i fondatori, insomma. Gli altri non sono venuti dopo. Sì, potremmo fare un incontro sulla. Io penso che è importante, con qualsiasi cosa diventa la storia. Stiamo affrontando la storia dal 40, ci siamo mossi. Siamo mossi. 45. Già l'abbiamo toccata con l'avvocato Lupo, mi pare che ne ha parlato anche di questa storia. Quindi non vedo perché non dovrebbe. Certo, se dobbiamo dare un quadro ampio. E anche questa possibilità di, del resto la criticità porta a ognuno, soltanto attingere, e il resto è quello. E comunque, i ragazzi sono sempre anche negli anni poi in queste cose di qualche innovazione rispetto anche al quadro nazionale. C'è dell'altro? Ad esempio Gino, quando hanno fermato, io dico Fausto, era sul camion, per esempio, a Piazza Castello. Sì, il camion che voleva da parco. Le cose più devastanti per essere fermato. Fermato che vuol dire? Io ero fanciullo, ricordo poi ci fu il portiere davanti ai carabinieri. Noi stavamo facendo quel giorno una festa degli emigrati. Era agosto, era il 12 di agosto. Se tu prima l'avevi detto lo dovevamo stare. Penso che sarebbe il caso di chiamarlo a testimoniare in maniera diretta. Scusami se ti no. Hai ragione, sì. Era un momento politicamente in generale, in Italia e anche in paese di agitazione. Ecco, altri ultimi, gli emigrati. Scontri verbali, insomma, tensione tra emigrati, fascisti. È un atteggiamento poliziesco della Vescovo di Palermo che cercava di ostacolare in tutti i modi questa manifestazione, però è stata una manifestazione popolare molto grossa, c'è un sacco di gente, ma insomma per noi era una normale festa, in quell'occasione, nel caso specifico tecnicamente parlando, io ho fatto una Ho fatto un errore da una situazione di nervosismo, di stanchezza, che ho fatto molti nuovi. Sbagliò a parlare, ho bruciato abbastanza. In realtà il tribunale ha dimostrato che non era niente di che, era pubblicato arrestato per istigazione a delitto. E si è finito in prigione. I fascisti vanno massacrati o qualcosa di più. Sì, una frase verbalmente poco verbosa, però non corrispondeva a un disegno politico della manifestazione, a una volontà nascosta, a un'organizzazione specifica volta a. Quindi le cose poi dal punto di vista giuridico non si era assolto, cioè, un piccolo infortunio per me. Però della cosa secondo voi ovviamente in un quadro di cui parlava mio fratello, di attenzione particolare quantomeno.
repressiva, poi tu puoi anche dargli una mano, tanto che ti vuole far del male, no? Involontariamente, dopo dare una mano, tu sei profitto. Questo è stato il fatto in sé. Mentre io ero dentro, so che c'era molta gente fuori, la festa continuava. Ma non c'è già assalto alla casella, queste cause sono le comune. Alcune centinaia di persone stazionarono per diverse ore e davanti alla casella, mentre io cercavo in tutti i modi di parlare con il maresciallo per dire, ma insomma, è possibile che dobbiate arrestare una persona per una frase che non ci fu destro di farlo, poi il tribunale era dotato. Il capitano Zappala, della Terenza era lo stesso che aveva comandato l'azione dei poliziesche contro, avevo capito, bastato quando si metteva davanti gli automobili della polizia per impedire il voto secondario, se ricorda, e lui me lo disse, diciamo c'è un'attenzione, cosa notevole, però fatto in sé, sono tanti che sono successi in vari negli anni, prima di me è stato arrestato lui. Una affissione, mi pare, uno veniva denunciato perché affiggeva Maria Festa. No, oltraggio e resistenza. Oltraggio e resistenza. Che volevo raccontare Matteo di quando è fatto il governo delle ostre. Facciamo un manifesto in cui c'era questa frase. Andreotti ha imbarcato nel suo governo il peggiore elemento della mafia, della corruzione politica, del malaffare. E del malaffare. Come? Gioia, Lima, Cencimino. Io sono stato, ho subito 3 processi a Catania. Sì. All'Agrigento e a Terni, sono stato assolto all'Agrigento e a Terni, ma sono stato condannato facilmente perché io affiggevo in mezza Sicilia, questo manifesto, dove c'era scritto queste cose. Ora voi pensate, voi che siete la musica, come arriva, come come arriva, vi ripendio, articolo 290, avevano portato i manifesti al comune perché venisse affisso secondo le regole, pagando il dotto. Sequestrato e minacciato. Ho detto per molto perché apparente sono fatto. Per raccontare i minimi che noi abbiamo subito, però c'è una cosa estremamente diversa oggi rispetto a voi. Noi abbiamo avuto questa situazione in un paese in cui in Italia c'erano le stragi. C'era anche il terrorismo di sinistra, visto che siamo nell'aneddotica, un giorno spuntano in Piazza Margherita gli squadroni dell'antiterrorismo di mezza Sicilia, chiudono da Piazza Margherita fino al Nuovo Parmiente da un lato, dall'altro lato tutta la via Congeria. Disposizione del giudice Caselli, che allora era, alla guida dell'antiterrorismo torinese, perquisizione a casa dei miei, a casa nostra, poi hanno portato via un quadernetto in cui c'erano i testi delle canzoni di Locca Comunista, più qualche mia poesia e qualche altra cosa, perché un operaio della Fiat di Torino,
amico di mio fratello Carlo, che non lavorava alla Fiat, ma lavorava in una fabbrica dell'indotto Fiat, era la CEAST, si sospettava che avesse frequentazioni a rischio con le Brigate Rosse, e quindi mio fratello, allora non aveva avuto alcuna vicenda, non aveva alcun precedente penale, diciamo, ma non appena venne fuori che era mio fratello e quindi c'era questa situazione, immediatamente arriva l'antiterrorismo e c'è il paese in tumulto per 3 giorni, no? Tanto per citare aneddoti. Bisogna dire che poi quando sciolta, alcuni scelsero la clandestinità, altri. Cioè, vabbè, ci teoremo un po' così. No, superficiale, no. Una componente che era stata del servizio d'ordine lotta continua. No, è della storia. Scelse poi di passare. Alcuni fondarono prima linea, non le BR. Tenete presente che il più rappresentativo di costoro è oggi il protagonista della campagna mondiale per l'abolizione della pena di morte, è il responsabile dell'associazione che si chiama Nessuno Tocchi Caino, no? Viene esattamente da quell'esperienza, lotta continua prima, poi il passaggio in prima linea e poi la revisione di tutta la carriera terroristica, che poi non ebbe ruoli attivi in nessuna azione militare. Sì, Ferrara era del PC perché è il figlio del senatore Maurizio Ferrara. Paolo Liguori, sì, il soprannome di Paolo Liguori era, per chi volesse sapere, Straccio. Chi sarebbe Straccio? Formidabile perché hanno creato un periodo anche di cambiamenti culturali, però diciamo quelli che devono venire, speriamo che siano. Ora, dei fatti specifici, certo. Sicuramente i movimenti che ci sono stati dal 68 agli anni 70 hanno avuto un ruolo nella modernizzazione. Questo è un lascito sicuramente positivo. La rivoluzione è stata un mutamento culturale, antropologico, nei costumi, nel modo di porsi delle nuove generazioni, poi soprattutto a distanza di anni, nei confronti dell'autorità, nei confronti della famiglia, della scuola. Quindi è stata un'esplosione di tante istanze che poi si sono concretizzate, alcune sì, altre meno. Lo statuto dei diritti del lavoratore, il divorzio, l'aborto, se vogliamo considerarlo una conquista, voglio dire, il riconoscimento di tanti diritti, ma è senza le vostre lotte, le vostre battaglie, in una realtà come la nostra, provinciale, chiusa, arretrata, che oggi dici tu non mi serve parlare di terrorismo, ed è vero, siamo un mondo globalizzato, ciò che succede qui succede allo stesso modo a Milano, il giovane come lo vedi qua, lo vedi. Metropoli non c'è differenza quasi, però allora questo era un mondo, un contesto molto ma molto aggregato, statisticamente soprattutto questo aspetto, no? Questo aspetto sì, è stato evidente questa spinta innovativa per loro anche abbastanza vitale, per loro protagonisti, perché poi magari c'eravamo per ragioni di amicizia, di frequentazione, eravamo soltanto dei simpatizzanti, ma non attivisti. Ma vi volevo chiedere, questi episodi di repressione subiti sulla vostra pelle,
non vi scoraggiavano dal continuare, non vi chiudevano più bello. Era una medaglia, sì, ma come dire, era un dato di fatto. Era messo nel conto. C'era il peggio. Se si crede veramente uno. No? Vabbè, è fatto che era un fatto individuale, ma appunto decine e decine, centinaia di persone insomma a manifestare quando è stato questo decine, quando è stato questo fatto, insomma, era una situazione che coinvolgeva poi tutti, no? Diventava accollante per continuare, la pena si suddivideva da tanto. Comunque alla base c'è quello che diceva Gino Costa, ci credevano, ci credevano. Sì, questo. Vabbè, penso che...